Franco Iannuzzi, buonasera. Salve. Dottor Iannuzzi, buonasera. Anche salve. Tu, un attivista giovane dell'associazione Ad Sidera, questa sera qui... Un attivista che non è giovane, ma che ha tante energie per stimolare un dibattito qui a Monte di Procida su di un argomento molto molto importante. Franco, senti una cosa, il professore ribadiva fortemente che il forum è incentrato sulla neutralità, cioè praticamente è di natura neutra. Certo, certo. Io ho le mie idee, però ritengo che questa sera uno può ricevere e può fare degli approfondimenti utili per rafforzare una propria scelta, per convincersi a votare sì o no. Il 4 di dicembre è una data importante, epocale, non quella dell'ultimo giorno, ma è comunque un evento significativo. Io ritengo che gli italiani, anzi per meglio dire che i montesi, i flegrei, debbono arrivare a questo appuntamento preparati. Ecco perché quando Andrea Borelli, Floriana e tanti altri amici di Ad Sidera hanno proposto questo forum, questo focus, questo seminario informativo, io ho aderito molto volentieri, perché secondo me Monte di Procida ha voglia di partecipare. Io sto vivendo più del passato la mia città e devo dire che tutti chiedono sempre qualcosa, vogliono qualche informazione, sono molto disponibili, diciamo, ad ascoltare, quindi è bene che questi eventi ci siano, e su questo penso che Ad Sidera abbia imboccato una strada buona, quella di far partecipare tanti giovani. Stasera è una serata fredda e devo dire che comunque spontaneamente tante persone sono venute, e speriamo anche che tutti rimangano soddisfatti. Grazie Franco, buonasera. Con i pilastri dell'associazione Ad Sidera, con il presidente Andrea Borelli e con il vicepresidente Schiano Moriello. Buonasera a tutti e due, parlo prima con Andrea. Andrea, questa sera un forum, il forum informativo, come abbiamo parlato poco fa con il professore, di natura molto neutra. Sì, oggi abbiamo scelto questo tema perché è un tema che non può non interessarci. L'associazione Ad Sidera ha come finalità quella di contribuire al benessere della collettività attraverso la diffusione della cultura. La riforma costituzionale è un tema che non può non interessarci perché tra qualche settimana noi saremo chiamati al voto, perché la Costituzione rappresenta la nostra legge fondamentale. Al cui interno ci sono una serie di valori, di principi che non possono non interessarci, e quindi è opportuno e necessario informarsi su qualsiasi modifica che riguarderà la Costituzione. Floriana Schiano, vicepresidente, questa sera, come abbiamo parlato con Andrea, un bel incontro, tanti giovani, una bella cosa sicuramente. Infatti io sono sempre emozionata quando facciamo questi incontri, stasera lo sono ancora di più perché vedo tanta partecipazione, vuol dire che Ad Sidera ha fatto centro e che abbiamo suscitato l'interesse di tanti. Speriamo che ognuno porti via qualcosa di importante e di interessante che lo aiuti a scegliere nel momento in cui si andrà a votare. Grazie. Professor Forte, Pierpaolo Forte, buonasera. Buonasera. Questa sera forum informativo dell'associazione Ad Sidera sul tema referendum costituzionale che porterà al voto i cittadini italiani il 4 dicembre. Un forum informativo, di che cosa si parlerà questa sera? Ovviamente della riforma costituzionale, proveremo però a farla, questa è la cosa credo interessante, della ragione per la quale personalmente sono molto lieto di essere qui, perché l'associazione Ad Sidera ha voluto organizzarla in maniera, se si può dire così, neutrale, cioè senza propendere per una delle due parti e soprattutto, se ci riusciamo, senza farci condizionare dalle urgenze, dalle necessità, dal giorno per giorno, e quindi senza pensare al governo, a cosa succede dopo, a cosa succede prima, un po' come si dovrebbe fare, credo, quando si discute di materiali di questo genere, cioè i materiali costituzionali sono quelli che fanno vivere e avvicendarsi i governi e fanno trovare una forma di convivenza, indipendentemente da chi va al governo temporaneamente, da chi lo sostituisce e da chi tenta di sostituirlo e chi spera di andarci in futuro. Al netto di questo, forse è possibile fare un discorso del genere. Professore, lei, professor Forte, docente universitario degli studi del Sannio, questa sera una folta presenza di giovani, penso che le farà piacere. A me moltissimo, naturalmente, ci sono un po' abituato per ragioni professionali, come capite bene. La discussione con la parte giovane della popolazione è sempre un po' più difficile, almeno apparentemente, perché hanno molti modi. Tutti noi abbiamo molti modi per informarci apparentemente, e in realtà rifletterci un po' più in profondità è una cosa che arricchirà molto anche me, oltre che chi ci ascolterà.
Grazie. Grazie molto.